Buonasera e bentrovati con il nostro telegiornale questa sera in edizione ridotta. Tra poco ci sarà la diretta non stop sulla giostra del Saracino con tutta la nostra squadra impegnata. Una lite scaturita probabilmente per motivi di cuore ha portato al ferimento del ventenne in centro ad Arezzo. La squadra mobile a tempo di record ha individuato tre giovani denunciandoli. Nessun collegamento però con la giostra. Sarebbe scaturito da motivi sentimentali il diverbio che ha portato all'aggressione a colpi di bottiglia rotta ad un 27enne residente ad Arezzo avvenuta nel centro cittadino giovedì scorso. La squadra mobile di Arezzo, con l'ausilio delle telecamere e l'ascolto dei testimoni, ha individuato tre persone denunciandole per lesioni personali aggravate dagli strumenti atti ad offendere. Si tratta di un 25enne e di un 19enne, entrambi di origine magrebina, e di un coetaneo palestinese che, secondo la squadra mobile che ha individuato gli aggressori, avrebbe partecipato ad una prima rissa. L'aggressione al 27enne di origini napoletane ma da tempo residente ad Arezzo, stando alla ricostruzione degli agenti, sarebbe iniziata alle 22:30 in piazza Sant'Agostino, dove il giovane sarebbe stato aggredito da un gruppo di persone, riuscendo tuttavia a scappare. Raggiunto nella vicina piazza San Jacopo, sarebbe stato aggredito alle spalle dal 25enne e dal 19enne con una bottiglia rotta e probabilmente anche con un'arma da taglio. Gli aggressori sarebbero poi fuggiti, mentre il giovane, notato dai passanti e soccorso dal 118, è stato accompagnato all'ospedale San Donato e dimesso in serata con una prognosi di 25 giorni. La squadra mobile, dopo poche ore, ha individuato i due ed un terzo ventenne palestinese che avrebbe partecipato alla prima aggressione, indagato per lesioni personali aggravate in quanto commesse da più persone riunite. Sono in corso ulteriori approfondimenti volti all'accertamento e all'identificazione di eventuali ulteriori responsabili. Sono ingenti i danni prodotti dalla grandinata di venerdì pomeriggio in larga parte della Val di Chiana. Una nuova ondata di maltempo ha colpito il territorio aretino ed in particolare, come detto nei nostri TG, la Val di Chiana. Nella giornata di ieri si è verificata infatti un'intensa grandinata. Corre l'obbligo di sottolineare come questa ultima ondata di maltempo, scrive Confagricoltura, abbia colpito a geometria variabile. In altre parole, si sono verificati casi in cui i danni variano dal trascurabile al vero e proprio dramma. Una dinamica non nuova, ma che impone un'ulteriore riflessione sulla riforma dei meccanismi di ristoro, dichiara Gianluca Dini, direttore di Confagricoltura Arezzo. E c'è da sottolineare, dice, come nelle ore precedenti al fenomeno non siano state diramate allerte, mentre in altre occasioni si assiste ad un'inflazione di avvisi di criticità. Crediamo che tutto questo debba convincere le istituzioni a rendere più snelle le procedure di compensazione e ad investire sui centri di ricerca e di rilevazione delle criticità. Intanto l'assessorato all'agricoltura del comune di Cortona, in collaborazione con le associazioni del progetto di monitoraggio dell'olivicoltura, raccomandano di effettuare trattamenti con il rame per evitare la rogna dell'olivo. L'assessore Paolo Rossi anticipa che torneremo a diffondere il bollettino sulla mosca olearia, un progetto di collaborazione con le associazioni in grado di anticipare le mosse di questo parassita per evitare ulteriori danni. E dopo due anni tutto è pronto a Castiglion Fiorentino per il ritorno del Palio dei Rioni. È tutto pronto a Castiglion Fiorentino per il Palio dei Rioni. Dopo il sabato dedicato al paliotto, ci sarà là il palio vero e proprio domenica. Alle mie spalle la piazza già pronta, l'allestimento con le tribune. Ricordiamo che nel pomeriggio ci sarà il corteggio con 500 figuranti, davvero un appuntamento da non perdere, e a seguire il Palio dei Rioni. Porta Fiorentina, Porta Romana e Porta Cassero si contenderanno il Palio 2022. Nella giornata di venerdì c'è stata la simpatica iniziativa della visita dei bambini alle stalle, che ha ricevuto davvero tanto apprezzamento, soprattutto tra i più piccoli. Il Palio dei Rioni torna dopo i due anni di pandemia, con la voglia di fare spettacolo ma anche con la voglia di stare insieme, come hanno dimostrato le varie cene e i vari appuntamenti durante la settimana e la finale del torneo di calcetto tra Rioni. Insomma, una tradizione a cui non si può rinunciare, dunque, che a Castiglion Fiorentino o palio sia, la nostra emittente riprenderà la manifestazione. E domani sarà un grande giorno per Castelnuovo d'Avane, la terza edizione del simposio di scultura Pietra Sublime.
Si svolgerà domenica 19 giugno a Castelnuovo in Avane, nel comune di Cavriglia, la cerimonia di apertura ufficiale della terza edizione del simposio internazionale di scultura monumentale Pietra Sublime. Ha l'obiettivo di coniugare lo scambio interculturale tra i soggetti che partecipano, tra le nazioni, ma anche con una sorta di inizio dei lavori di recupero di questo straordinario borgo di Castelnuovo d'Avane. Gli 8 artisti provenienti da diversi angoli del globo sono già al lavoro per dare vita ai loro progetti. Cavriglia è diventato un centro culturale, centro di sport, quindi sta rinascendo un paese, sta diventando molto importante per tutta l'Italia e per tutto il mondo. Yeah, my work is figurative. Un lavoro figurativo è dedicato alla donna, ma in connessione con l'architettura, e questo può essere importante anche per capire i reciproci sentimenti fra l'uomo e l'arte. La terza edizione di Pietra Sublime ribadisce la vocazione del comune di Cavriglia quale terra di pace e di memoria, concetto quanto mai importante in questo momento con un conflitto bellico in corso. Sentiamo la testimonianza dell'artista ucraino. In questo momento è ingiustizia che ha portato in questo punto dove muoiono i bambini e gli anziani, e io credo che attraverso della cultura si può fare qualcosa per fermare la guerra. Parliamo adesso di calcio, un nuovo rinforzo per l'Arezzo. La società Amaranto ha comunicato in questo pomeriggio di aver raggiunto l'accordo con il calciatore Mattia Gaddini, classe 2002, che dal prossimo 1 luglio vestirà la maglia dell'Arezzo. Gaddini, dopo l'esperienza con il Tau Calcio, è cresciuto nel settore giovanile nello Spezia. Nell'ultima stagione l'esterno offensivo ha collezionato 26 presenze e 6 gol con la maglia del Borgo Sesia. Ed è il grande giorno, quello di domani, del Terranuova Traiano. I biancorossi si giocano il passaggio in Serie D nella partita di ritorno con il Colorno. Luciano Morbidelli, fra poche ore la finale, l'ultimo atto di questa stagione. Questo è un evento non storico di più, perché per Terranova pensare di portare il Terranova a questi livelli, mi auguro, e a sentire dire sarà una marea di gente, sarà uno spettacolo bellissimo, noi siamo pronti. E io credo che se farà una grande partita e il risultato sarà a favore nostro. Come la vivi questa attesa personalmente? È un'attesa snervante, però tutta questa attenzione roba del genere è ripagata dalla soddisfazione che ci sta dando questa squadra e questo staff, è una cosa meravigliosa. Dopo la gara di andata, più preoccupato o un pochino più tranquillo? No, io sono preoccupato allo stesso modo, forse ancora di più, perché questa è una bellissima squadra, è fortissima, c'hanno degli elementi davanti che sono di altre categorie, però altrettanto vero che noi siamo una bella difesa, siamo un gruppo di ragazzi straordinari, quindi credo che si dirà la nostra senz'altro, senza problemi. L'ultima, ai ragazzi e allo staff, che cosa c'è da dire? Niente. Sono meravigliosi, lo staff, non credevo che questo staff potesse arrivare a tanto, onestamente, perché sono di un'altra categoria e si percepisce andando in trasferta il comportamento da quando si arriva a quando vanno a scaldarsi, siamo veramente a livelli di professionisti. E ricordo tra poco il grande appuntamento con Teletruria, con la diretta della giostra del Saracino, con la cronaca, il commento di Luca Caneschi, commento tecnico della coppia Lanzi-Marmorini. Restate con Teletruria, buon divertimento.